Monsignor Lorenzo Chiarinelli nasce il 16 marzo 1935 a Pratoianni, già allora una frazione del comune di Concerviano. Pratoianni è un antico castello sorto nel periodo storico dell'incastellamento e soggetto alla vicinissima abbazia baronale di San Salvatore Maggiore. Situato a circa 800 metri di altitudine, affacciato sulla Valle del Salto, con un altipiano esteso fino all'abbazia. I suoi abitanti erano dediti alle attività agricole e di allevamento. Fino agli anni 50, Lorenzo e la sua famiglia, il papà Olindo, la mamma Maria Franchi e la sorella Alba vivono in quel contesto rurale. In quei luoghi, allora assai popolati, trascorre la sua infanzia e la sua adolescenza. La formazione spirituale che precede l'ingresso di Lorenzo in seminario viene raccontata da Don Lucio Tosoni. In un articolo scritto in occasione della consacrazione episcopale nel 1983 sul settimanale La Voce. Racconta che sul finire del 1944 giunse a Pratoianni un nuovo parroco, Don Idilio Brandimarte, che aiutò tutti nello studio, ma in modo particolare Lorenzo, che poté affrontare allora la scuola media ed entrare nel seminario diocesano. Lo seguirono due compaesani, diventati sacerdoti, Don Lucio Tosoni e Don Giacomo Napoleoni. Con i tre ragazzi seminaristi, Don Idilio divideva nel periodo delle vacanze trascorse dai ragazzi in estate a Pratoianni, le funzioni religiose, i momenti di sollievo e le pratiche di pietà. Da prete, da sacerdote e poi da vescovo, Monsignor Lorenzo Chiarinelli rafforza e consolida il suo legame con il paese natale. È stato sempre presente nella vita dei pratoiannesi. C'è stato nei momenti tristi ed in quelli felici. Presente fisicamente oppure con un suo messaggio scritto. Nel libro Il monastero imperiale del Salvatore, sul Monte Letenano, il beato Ildefonso Schuster definisce San Salvatore Maggiore quale focolare di ideali religiosi fra il popolo e centro di progresso e di civiltà. Fu, come è noto, un'abbazia e poi seminario post-tridentino. Tra San Salvatore e Monsignor Chiarinelli c'è un legame particolarissimo. Lì è vissuta la famiglia della madre Maria Franchi, originaria di Longone Sabino. Nella chiesa di San Salvatore Maggiore il papà e la mamma hanno contratto matrimonio. Come lui stesso afferma per sé, San Salvatore costituisce un ricordo ancestrale e familiare che non si può dimenticare. È anche per questa sua personale convinzione che Monsignor Chiarinelli si è speso molto per contribuire alla valorizzazione culturale di San Salvatore Maggiore, donando molti preziosi contributi di carattere letterario. Uno di questi è l'introduzione monastica che pronunciò il 20 ottobre 2018 all'interno dell'ex abbazia, come premessa alla rappresentazione teatrale Le tentazioni di un giovane monaco prodotta dal Teatro Rigodo. Questa magistrale relazione
che Monsignor Chiarinelli ha voluto chiamare introduzione monastica, fu ripresa dalla Web TV Rete Zero. E così come accade prima di ogni replica dello spettacolo sul monaco Otlone, viene riproposta anche in questo momento di ricordo. Quello che vedremo è un video che invita a meditare sui temi che l'opera teatrale sviluppa ed è un'occasione per riproporre le profonde e significative riflessioni filosofiche, teologiche e culturali di Monsignor Lorenzo Chiarinelli. Benvenuti. Avete già percorso un itinerario per visitare questa abbazia di San Salvatore Maggiore. Saluto tutti un ad uno e mi è caro introdurre ciò che adesso impareremo ad ascoltare. E ci vorremmo disporre ad ascoltare in questo ambiente monastico così suggestivo una narrazione avvincente che racconta la tentazione di un giovane monaco. Quando terminerà questo momento riceverete un testo in cui si racconta di chi fosse questo monaco e dove ha vissuto la sua esperienza. Noi ci introduciamo ora in maniera lineare. Perché? Questo monaco si chiamava Otlone e ha vissuto nell'abbazia di Sante Emmerano, un'abbazia vicino Regensburg in Germania, dove è entrato nel 1032. Ha avuto una vita travagliata, ma al termine di questi incontri difficili con se stesso, con gli altri e soprattutto con Dio, scrive un testo che è sulla tentazione di un monaco. Tentazione. Perché? Perché dopo anni di vita monastica si interroga su questi punti. Ma che cosa è? Che valore ha? Quale utilità si può ricavare da questa esperienza di Dio? Quale è la vita monastica? Perché chi è il monaco? San Benedetto, che è il fondatore del monachesimo occidentale, nella sua regola scrive al capitolo 58: monaco è colui che cerca veramente Dio. Qui revera Deum querit, scrive nel suo latino. Ed ecco che Otlone, questo monaco, adesso si interroga dicendo: ma cosa ho fatto? Ma cosa mi ha dato questa esperienza? Quale vantaggio ne ho potuto trarre? Ed ecco ciò che noi, attraverso una rappresentazione scenografica, e ne ringrazio il regista, come ringrazio il meraviglioso attore, noi rivivremo queste interrogazioni. Oggi, in questa nostra cultura, noi non abbiamo più in primo piano né il desiderio né la nostalgia di Dio. Facciamo fatica forse ad entrare in questo orizzonte. Non abbiamo più il desiderio perché Dio sembra lontano dalla nostra esistenza, addirittura lontano dal mondo. Albert Camus, l'autore
di molti testi altissimi di letteratura, di filosofia, nel suo Lo straniero, viene interrogato, racconta così, su questo problema, se credeva in Dio. Leggo quello che scrive. Ho risposto che non credevo in Dio. E allora mi fu chiesto se ero sicuro di questa affermazione. Ma gli dissi che non avevo bisogno di domandarmelo. Sembrava una cosa senza importanza. In ogni modo, io non ero forse sicuro di ciò che mi interessava, ma ero realmente sicuro di ciò che non mi interessava. Il monaco è colui che cerca veramente Dio. Dice Albert Camus, a me questo problema non interessava. Certamente. Ma accanto al desiderio che manca oggi, manca evidentemente anche la nostalgia, perché la nostalgia nasce da chi già ha fatto una esperienza. E credo che noi, una gran parte, e soprattutto il nostro contesto culturale, oltre qualche ricordo d'infanzia, non abbiamo nostalgia di incontro particolare con il trascendente, con l'infinito, con l'immenso, tranne alcune cifre nascoste nel profondo dei nostri cuori. Un autore che certamente non ha grande esperienza di fede, Piero Cidadi, ha fatto il commento di recente a due volumi pubblicati che trattano dell'amore di Dio nelle riflessioni medievali. Due volumi pubblicati dalla Fondazione Lorenzo Valla in testo latino e in traduzione italiana. E nella prefazione e nel commento che Piero Cidadi ne fa c'è questa osservazione che leggo. Al termine della lettura di questi testi siamo presi da una specie di desolazione. E scrive, là si parlava di Dio, dell'anima umana e delle forme diverse dell'amore per Dio, e ogni istante della vita intellettuale e psicologica era avvolto, imbevuto, intriso di Dio, senza che niente gli potesse essere estraneo. La lingua era la continuazione musicale di quella evangelica. Negli scritti religiosi di quel tempo questo si sperimentava. Oggi non c'è quasi traccia di Dio. L'ardore e la pienezza dei padri del XII secolo sono perduti. Oggi si chiacchiera, si parla d'altro, si divaga, si polemizza, si discute di politica, di sociologia, si costruiscono mediocri teologie, mentre si dimentica completamente che la lingua cristiana, che nasce dalla musica e dal profumo del Vangelo, deve ricordarli in ogni fase. E questo lo scrive Piero Cidadi. Non c'è più il desiderio, non c'è più la nostalgia di Dio. Noi adesso ascolteremo una interrogazione, quella di Otlone, questo monaco dell'XI secolo, dista da noi 1000 anni, su questo stesso tema. E vorrei
che potessimo cogliere non solo la sua interrogazione, ma il suo desiderio e la sua nostalgia di Dio, e superare la desolazione di cui parla Pietro Citadi nel commentare le opere delle XI e XII secolo. E allora, per capire che cosa significhi nostalgia di Dio, io vorrei leggere un piccolo testo di Agostino, che nel libro decimo delle Confessioni, dopo la lunga ricerca che passa attraverso esperienze filosofiche, religiose, attraverso travagli morali, alla fine incontra Dio e scrive nel libro decimo, al paragrafo 27, così: tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Ed ecco, tu eri dentro di me ed io ero fuori, e là ti cercavo, e nelle tue creature, che sono belle, mi gettavo bruttamente. Tu eri con me, ma io non ero con te. Mi tenevano lontano da te quelle cose che, se non fossero in te, non esisterebbero. Tu chiamasti, gridasti e rompesti la mia sordità. Brillasti e splendesti e cacciasti la mia cecità. Facesti sentire la tua fragranza. Io aspirai e sono ora ansimante di te. Gustai ed ho fame di te. Mi toccasti e mi infiammai della tua pace. Questo testo, che comincia in latino con quelle due affermazioni, sero te amavi, tardi ti ho amato, ma chi pulcritudo tam antiqua e tam nova, bellezza così antica e così nuova, è l'emblema di chi ha portato nel profondo del cuore la nostalgia e poi se n'è lasciato affascinare. Ecco, noi ascolteremo una drammatica narrazione. Io sono commosso di poter rivedere, ecco, l'attore che nella sua drammaticità ci evoca queste domande, che ciascuno di noi le risenta nel profondo dell'animo, e in una struttura monastica come questa possa lasciarsene provocare, come non si è lasciato provocare Camus, come è entrato in desolazione Pietro Citadi, e come invece Agostino ha dato sfogo a questa sua scoperta che ne ha riempito la vita. Qualche anno fa abbiamo, il Teatro Ricodonna ha incontrato il sindaco di Concerviano, Pierluigi Buzzi, che aveva intenzione di fare un'attività all'interno dell'abbazia. Fatta una ricerca, abbiamo trovato un testo scritto, un'autobiografia scritta da un monaco benedettino nato nel 1010 in Baviera, e il suo nome era Otrone di Sant'Emmerano. È un testo estremamente particolare, è spiazzante, certamente è un monaco che lo scrive, ma per il modo che ha di trattare la sua stessa vita, nell'autobiografia racconta le sue conquiste spirituali, le sue sconfitte. Era un personaggio molto complesso, padre di figli, si fece monaco a circa 20 anni, entrò a 22 anni nel 1032, un anno prima dell'annunciata fine del mondo. Questo testo si è trasformato in rappresentazione. Il testo è stato elaborato inizialmente dall'attore stesso,
che lo ha messo in scena in questi anni all'abbazia, che è Ugo Carlini. La tentazione di un giovane monaco ci ha accompagnato negli anni, e un po' come io lo ritengo simile per alcuni versi ad alcuni testi di Shakespeare, le contraddizioni che contiene ci hanno spinto continuamente a rileggerlo, ci hanno spinto a analizzarlo, a modificarlo. Nel corso di questo cammino, che è cominciato credo nel 2014 o 15, abbiamo avuto la fortuna di incontrare Monsignor Chiarinelli, che ne vide una delle rappresentazioni. Come accade qualche volta, ci fermammo a parlare dopo la rappresentazione e lui era rimasto particolarmente impressionato per il modo in cui veniva svolta la rappresentazione, perché non era uno spazio teatrale all'italiana, quindi frontale, ma gli spettatori circondavano l'attore che interpreta il monaco, e poi era articolato su diversi spazi dell'abbazia, quindi aveva la possibilità di essere in differenti contesti: piccole celle, refettorio, grande chiesa, corridoio. E abbiamo chiesto di poterlo incontrare per approfondire alcuni aspetti della rappresentazione. E così l'abbiamo incontrato a casa sua, in una casa piena di libri, in ordine e anche in disordine, dandoci la possibilità di incontrare una persona realmente straordinaria. L'avevamo intuito e ce l'ha confermato durante l'incontro. E poi ci spiegò che all'interno delle tentazioni che può avere una persona che fa quel tipo di percorso, soprattutto contestualizzato in un'epoca, parliamo di un momento in cui ci si aspettava la fine del mondo e ci credevano le persone che finisse il mondo, quindi era un momento estremamente contrastato in cui la religione non era un modus vivendi, ma era un modus operandi, era un qualche cosa che era vissuto come un fatto attivo, come una specie di schermo anche. E quindi lui, diciamo, sottolineò che le tentazioni in realtà si riducono ad una tentazione, che è l'assenza di Dio, che certamente è la tentazione al contrario che hanno persone che intraprendono questo tipo di percorso. In effetti negli studi si parla anche di un uomo di chiesa, ma con una visione estremamente laica. Era un uomo che aveva studiato la letteratura latina, che era capace di versificare, era famoso nei monasteri per la calligrafia perfetta che aveva e per la capacità di raffigurare miniature all'interno dei suoi libri. Ce l'eravamo immaginato che questo monaco passasse per l'abbazia di San Salvatore, ma probabilmente ci passò realmente nell'abbazia di San Salvatore, perché era sul cammino che andava da Norcia verso Monte Cassino. Quindi, essendo un devoto di Benedetto da Norcia, immagino che potesse essere passato anche da Concerviano. L'incontro con Chiarinelli portò anche a un finale diverso della rappresentazione, in cui lui, grazie proprio a questa intuizione della tentazione, andammo a modificare il finale, dandone un finale anche più aperto rispetto a quello che aveva prima. Ora, sono molti anni che lavoriamo su questo personaggio e in effetti continua a essere interessante, in particolare in questo corto cinematografico che è stato realizzato. Io ho voluto porre l'accento su Otrone come uomo di lettere. Otrone scrive quella che viene considerata la prima autobiografia occidentale, ma non è un'autobiografia eclatante, non racconta di sé in modo eclatante. Lui dice: ho cominciato a scrivere perché mi aiutava a superare determinati fattori psicologici, anche se non usa psicologia naturalmente come termine, ma lo aiutava, e credeva
che in questo modo avrebbe potuto aiutare anche tanti altri monaci che avessero intrapreso quella strada. E la cosa straordinaria era che questi monaci, per mettersi alla prova, chiedevano a Dio di essere tentati dal demonio. Questo sembra, no? Tante volte lo immaginiamo come subire una pressione, invece era una richiesta questa, per temprare la fede. C'è un passaggio, infatti, che Dio si rivolge a Adrone e gli dice: ricordati che un vero valoroso si scopre solamente in battaglia. Solamente in battaglia si può valutare se veramente la fede è così forte da poter resistere alla battaglia. E dicevo, nel corto quello che si è evidenziato è lo scrittore. Questa scrittura arriva a noi, ma ci arriva con una forza, una vivezza straordinaria, proprio perché veniva da un monaco che era stato un laico, un letterato, e le contraddizioni che vengono espresse, la figura demoniaca è un ottimo retore, e la contraddizione fra questa ricerca di essere attaccato, la resistenza, il mollare, il tornare per tutta la vita su certi temi. Questa autobiografia spirituale è qualcosa che passa nella storia. Odrone, come dico poi nel corto, non lo sa, ma apre un capitolo nella letteratura che verrà poi ripreso nei secoli, e come io trovo che sia molto simile a un libro di Charles Baudelaire che è Mon cœur mis à nu, Il mio cuore messo a nudo, nel quale ritroviamo la stessa duplicità, le tentazioni. Essere un santo per se stessi, diceva Charles Baudelaire. Svegliarsi al mattino presto, scrivere, usare la scrittura per vincere quello che ognuno di noi comunque ha all'interno di sé, le duplicità, le contraddizioni. E nelle tematiche e per come vengono svolte, per pensieri, per direi capitoli, credo che quest'opera di Otrone sia un'opera di un'estrema attualità per la materia trattata, per gli argomenti e i metodi in cui viene tracciato il percorso e per le vive contraddizioni che contiene. Ci immaginiamo di poter fare una vita giusta o ingiusta, ma raramente ci immaginiamo le contraddizioni che conterrà. Possiamo scegliere di essere uomini di chiesa, possiamo scegliere di essere uomini di teatro e non ci immaginiamo quante volte vorremmo ognuno abbandonare il proprio abito e quanto questa lotta, questa contraddizione rafforzi in realtà quello che è il percorso. È nella contraddizione che si riesce a continuare a rileggere la propria esistenza, o in questo caso un libro, continuare a rileggerlo e cercare di trovarci sempre, come accade nel leggere l'Amleto di Shakespeare, si può leggere per tutta la vita, e continuare a trovare all'interno delle contraddizioni materia viva di riflessione o di studio. Chi è il monaco? San Benedetto, che è il fondatore del monachesimo occidentale, nella sua regola scrive al capitolo 58: monaco è colui che cerca veramente Dio, qui revera Deum querit. Ottolone nasce nel 1010 da una ricca famiglia a Tegernsee, vicino Monaco di Baviera. Studia latino nel locale convento benedettino, scrive poesie. Viaggia come calligrafo e diventa padre di qualche bambino. Nel 1032 entra in convento, un anno prima dell'annunciata fine del mondo. Verso il 1050 viaggia verso l'abbazia di Montecassino per un soggiorno di ricerca. Non è improbabile che durante il viaggio abbia visitato l'abbazia di San Salvatore Maggiore. Non meravigliarti se so cosa dovrai soffrire.
So già che durante le nuove molestie della tentazione sarei diviso da una grande debolezza e ambiguità, cioè arriverai a pensare che io stesso, Dio onnipotente, non esisto, e tutte queste cose che hai percepito come provenienti da me ti sembreranno come sogni. Carl Gustav Jung distingue i sogni generici da quelli che danno chiare indicazioni sul processo di identificazione di un individuo, viaggio verso se stesso, verso il sé, ovvero Dio. Nella visione quarta dell'Ibervisionum, Utlone racconta che nel dormiveglia si trova in campo aperto circondato da demoni che ridono. Dio non esiste, arrenditi. A Utlone forse torna in mente Agostino, che parla di tre generi di visioni: corporalis attraverso la vista, intellectualis attraverso la mente, spiritualis, qua entra in gioco l'immaginazio, l'anima media fra corpo e mente. La difficoltà è distinguere. Nella visio spiritualis si introducono spiriti estranei, i demoni si travestono da angeli di luce, gli angeli da demoni crudeli, San Paolo. Forse torna in mente anche Omero, che attraverso il personaggio di Penelope aveva tramandato per primo l'immagine delle due porte dei sogni. Ospite, i sogni sono vani, inspiegabili. Non tutti si avverano purtroppo per gli uomini. Due sono le porte dei sogni inconsistenti. Una a battente di corno, l'altra d'avorio. Quelli che vengono fuori dal candido avorio avvolgono d'inganni la mente. Parole vane portando, quelli che vengono fuori dal lucido corno, verità lì in corona, se un mortale li vede. Se sei qualcuno onnipotente, ti supplico, mostra chi sei e che cosa puoi, strappandomi al più presto dai pericoli che mi minacciano, perché non posso sopportare ancora crisi così gravi. Farsi scudo dagli attacchi demoniaci presuppone il possesso di una particolare tecnica difensiva. Le radici di questa tecnica sono nel fertile deserto, luogo non luogo eletto dagli atleti spirituali. Evagrio pontico dal deserto sentenzia. Tempismo, risposta immediata, botta risposta. Per bloccare i pensieri contaminanti prima che trovino albergo nell'anima. Giovanni Cassiano descrive questa forma di preghiera nella nona conferenza. Talvolta l'eccesso stesso delle nostre tribolazioni fa sì che noi siamo esauditi secondo la seguente sentenza. Nella mia angoscia ho gridato al Signore ed Egli mi ha risposto. San Benedetto lo spiega nella regola. Sappiamo poi di essere esauditi non per le molte parole, ma per la purezza del cuore e la compunzione delle lacrime. La preghiera deve essere breve e pura, a meno che non venga prolungata per l'infervorante ispirazione della grazia divina. Intorno al 1070 Utlone comincia a scrivere La tentazione di un giovane monaco. Parla della sua vita. Non si tratta di edificare se stesso, ma di raccontare le sconfitte e le vittorie che si accumulano circolarmente nell'esistenza. La tensione fra ateismo e ricerca del divino, senso e dissenso per la propria vocazione. Il giovane Utlone chiede a Dio il deserto e la tentazione.
Otlone, poiché dunque Dio sa e può tutto, per quale motivo non ti sostiene nella tribolazione? Tu, che per amor suo hai rinunciato ai figli, all'amore, alle ricchezze, e da tanto tempo sopporti un incredibile tormento. Dio si rivela. Otlone, ricordati, un vero soldato si riconosce solamente in battaglia. Cerca esempi di combattimento fra tentazione e resistenza e fra gli altri si rivolge anche ad una figura femminile, Maria Egiziaca, una madre del deserto. È una novità, perché le figure femminili come esempio verranno utilizzate solo nei secoli successivi. Maria Egiziaca riferisce: «Credimi, padre, per 17 anni ho combattuto contro desideri selvaggiamente sfrenati e irrazionali. Ma come posso descriverti i pensieri che mi spingevano di continuo alla fornicazione? Un fuoco troppo potente divampava dentro di me e infiammava la mia carne infelice, bruciando per tutto il corpo, e mi trascinava al bisogno di mescolarmi nel coito. Ma mentre questo pensiero montava, mi gettavo a terra e bagnandola di lacrime, speravo sinceramente che mi assistesse colei che mi aveva raccomandato la fedeltà al voto, cioè la Santissima Madre di Dio. Così, per 17 anni ho combattuto contro gravi pericoli». Oggi, in questa nostra cultura,
Noi non abbiamo più in primo piano né il desiderio né la nostalgia di Dio. Facciamo fatica forse ad entrare in questo orizzonte. Non abbiamo più il desiderio perché Dio sembra lontano dalla nostra esistenza, addirittura lontano dal mondo. Otlone non ne è consapevole, ma con la tentazione di un giovane monaco dà inizio ad un nuovo genere letterario, l'autobiografia. Non agiografia di sé né descrizione di un cammino lineare verso un obiettivo, non finzione narrativa, ma confessione atea, narrazione senza filtri, raccolta di pensieri sparsi, genere che si protrarrà nei secoli e porterà 8 secoli dopo, fra gli altri esempi, a Il mio cuore messo a nudo di Charles Baudelaire. Nel 1912 Léon Blois scrive: non c'è sulla terra un solo essere capace di dichiarare chi egli sia. Nessuno sa cosa è venuto a fare in questo mondo, di che cosa fanno parte i suoi atti, i suoi sentimenti, le sue idee, né qual è il suo vero nome. Il suo imperituro nome nel registro della luce. La storia è un immenso testo liturgico nel quale le iote e i punti non valgono meno dei versetti e dei capitoli interi. Ma l'importanza degli uni e degli altri è per noi indeterminabile e sta profondamente nascosta. Siamo versetti o parole o lettere di un libro magico e codesto libro incessante è l'unica cosa che è al mondo. È per meglio dire il mondo. Monsignor Chiarinelli nasce a poche centinaia di metri da un'antica abbazia benedettina, quella di San Salvatore Maggiore a Concerviano. Questa notazione topografica in realtà avrà una profonda incidenza nella crescita di questo bambino, poi ragazzo, adolescente, giovane, seminarista, perché la ricerca di Dio incarnata dai monaci finirà per essere l'ideale della sua vita. Occorre riconoscere che Monsignor Lorenzo, che pure ha svolto numerosi e prestigiosi servizi ecclesiali, sempre con competenza e lucidità, si è distinto in modo particolare per questa sorta di ricerca continua di Dio, che è propria dei monaci. E non a caso lui stesso si definiva qualche volta, tra il serio e il faceto, come un monaco anonimo. E questo desiderio di Dio, questa nostalgia di Dio, lui l'ha incarnata nella sua esistenza. E lo si capiva perché il suo interesse non era mai concentrato su aspetti periferici della Chiesa, ma sempre esclusivamente concentrato su ciò che è veramente importante in relazione alla ricerca di Dio, che ci fa vivere non inseguendo un'etica minimalista e neanche una religiosità superficiale, ma appunto cercando di misurarci con questo che rimane l'anelito più profondo dell'animo umano. Certo, Monsignor Lorenzo, come abbiamo avuto modo di ascoltare, era assolutamente avvertito del fatto che erano cambiate molte cose nell'atmosfera culturale da quando era nato a quando appunto era diventato un uomo adulto. Questo desiderio e questa nostalgia di Dio ai nostri giorni sembrano essersi rarefatti. Eppure Monsignor Lorenzo, nel presentare, non senza un pizzico di emozione, questa pièce teatrale relativa alla tentazione di un giovane monaco, mostra che in realtà anche oggi la nostra società ha bisogno di ritrovare la nostalgia e il desiderio di Dio, perché questo è soltanto ciò che ci rende capaci di affrontare il presente che ci sfida in questo tempo in modo particolare. A pensarci, credo che sia il messaggio conclusivo di Monsignor Lorenzo Chiarinelli, del quale avvertiamo la nostalgia, ma anche la gratitudine. A pensarci, la vera tentazione della vita è proprio quella di credere
in Dio. E lui questa tentazione non l'ha evitata, ma l'ha assecondata fino alla fine. Per questo ricordiamo in Don Lorenzo un credente indomito e proprio per questo un uomo a tutto tondo.